More than 15,000 people made their way to St. Peter's Square to hear Pope Francis' words during the Angelus. The Pope began by recalling two parables when Jesus compares the kingdom of God to the mysterious growth of the seed, and when he compares it to the mustard seed that becomes the largest plant in the field after growing unexpectedly. The Holy Father applied both examples to modern society and urged Christians to have faith even when the seed of their actions has still not produced fruits. ma noi siamo chiamati a vivere questi periodi come stagioni di prova, di speranza e di attesa vigile del raccolto. Per questo nei momenti di buio e di difficoltà noi non dobbiamo abbatterci, ma rimanere ancorati alla fedeltà di Dio. Following the Angelus, Pope Francis called for the international community to make every effort to end the severe humanitarian situation in Yemen. Con preoccupazione seguo la sorte drammatica delle popolazioni dello Yemen, già stremate da anni di conflitto. Faccio appello alla comunità internazionale perché non risparmi alcuno sforzo per portare con urgenza al tavolo dei negoziati le parti in causa ed evitare... peggioramento della gia tragica situazione preghiamo la madonna per lo yemen. the pope reminded that wednesday is world refugee day and asked for attention to be paid to the suffering of those forced to flee he expressed his desire for an agreement this year between nations so migrants are safe and regularised. raggiungano un'intesa per assicurare con responsabilità e umanità l'assistenza e la protezione a chi è forzato a lasciare il proprio paese. The Holy Father recalled the beatification on Saturday of Venezuelan Maria Carmen Rendiles Martinez, founder of the Servants of the Lord Sisters, as an example of attention to the most needy.